Raga, questo è interessante. Questo è interessante. Il modo migliore per descrivervelo è farvi vedere una scena. Sono obbligato a farvi vedere una scena di questo anime che mi è venuta in mente adesso perché merita tantissimo. Allora, praticamente il protagonista di questa serie ha la peculiarità di tutta la sua classe viene reincarnata. E, tra l'altro, non lo so, in maniera abbastanza particolare. E il protagonista ha l'abilità. Cosiddetta morte istantanea, praticamente one shot. Beh, qua non sta caricando. Ok, sta caricando. Ok, praticamente lui dicendo muori, uccide chiunque. E è molto divertente che ci sta una scena che a me ha fatto morire dal ridere. In cui, allora, il contesto è: loro vengono isekaizzati in questo mondo, tipo il bus dove stavano viaggiando, tutta la sua classe viene isekaizzato. Arriva una tipa. Tipo una regina, questa principessa arriva che fa: ragazzi, siete stati sighezzati, adesso dovrete lavorare per me, dovrete fare qualcosa per me, chi non lo farà verrà ucciso. Questo è come inizia. Il protagonista e questa altra ragazzina, insieme a altri due stronzi, a quanto pare sono gli unici che non hanno ricevuto poteri. Cioè che diciamo, tutti quelli dell'autobus hanno, tutti quelli della loro classe hanno ricevuto dei poteri particolari, loro sono gli unici che non ce l'hanno. E quindi vengono lasciati da soli su questo bus. Dopo un po' di tempo, alcuni della sua classe tornano a vedere dove stavano. Cioè, tornano a vedere che fine avevano fatto. Ecco, questo qua comunque è il protagonista, veramente un giga Chad incredibile. E tornano a vedere che fine avevano fatto e li vogliono tipo accoppare. Cioè, non ho ben capito cosa succede, ma tipo vogliono stuprare sta ragazza. Cioè, questi tre, ricordiamo, sono tutti compagni di classe che letteralmente un'ora prima, 2 ore prima, se ne sono andati per i fatti loro. Tornano e vogliono. Non mi ricordo se la vogliono ammazzare o la vogliono stuprare, vogliono fargli qualcosa. E il protagonista, molto. Come dire, ecco, sono questi tre scappati di casa. E il protagonista con la sua abilità potentissima, guardate che fa. È bellissimo. Guarda, inizieremo con te. Ho sempre avuto un occhio di riguardo nei tuoi confronti. È il mio corpo che volete. E guardate voi che fa il protagonista. Ok. È troppo bello, è troppo. Fermi tutti, è troppo bello. È beh, è troppo bello. Shine. Ok, e lui muore. E dici, vabbè, è morto, ok, ma a me la cosa che mi ha fatto morire è quello che succede dopo, è il prossimo. Gli ho detto di morire ed è morto, e successivamente, guarda qua. Cioè, dai, ma che cos'è? È bellissimo! È bellissimo! Ora state fermi. Lo ammazza! Cioè, sono morti, eh! Cioè, se po sono so li ha uccisi. Cioè, quindi ha appena ucciso due suoi compagni di classe, in questo modo. Se ti muovi, muori. Cioè, io sono crepato dal ridere in questa scena, è stato veramente bellissimo. Non lo continuerò, perché non credo che meriti il mio tempo, però posso dirvi che spero che qualcuno di voi lo vedrà questo anime, perché sono molto curioso di capire. In generale, come può evolversi una storia del genere? Sono veramente molto, molto curioso.